sono venuto, vedi, guarda, fallo vedere, a parte c'è anche lì Gux, gruppo unità cinofile da soccorso. Perché sono arrivato qua? Perché voglio presentarvi un gruppo di persone, un gruppo di volontari che hanno messo la passione per gli animali, la passione per il proprio cane al servizio di tutti noi. Perché vi dico questo? Ve lo faccio spiegare meglio proprio da loro. Ora ovviamente siamo all'interno di una zona privata, non si può accedere liberamente, ma io ovviamente gli ho telefonato per poter organizzare quello che state per vedere e niente, venite con me. Buongiorno. Chi è Massimo? Ciao Massimo, io Fabio, ciao. Allora, Massimo è il presidente del GUX. Aspetta, eccolo, così si vede. Oddio, non è la parte migliore, è quella dietro. Dipende dai gusti. Dai sì. Gusti. Massimo, un po' sì. Per. Non tu sei Belen, non so se. Ma c'ho la farfallina, però. Addio. No, no, rientriamo nel nostro, perché qui se no entriamo in un meandro. Allora, Massimo è il presidente del GUX e tutti loro fanno parte del GUX, ma chi è il GUX? Io ho detto prima, mentre arrivavo, avete deciso di mettere la vostra passione, il vostro amore per i cani in questo caso, al servizio di tutti noi, giusto? Giustissimo, infatti hai utilizzato proprio i termini corretti, che sono la passione e l'amore per il cane, perché il GUX, che è il gruppo Unità Cinofili da Soccorso, è un'associazione di volontari che nasce circa 2 anni fa, proprio grazie alla passione di 5 soci, che sono i nostri soci fondatori, che per l'appunto decisero di provare a utilizzare i cani come unità di ausilio per il pubblico soccorso. Per partecipare all'associazione non bisogna necessariamente avere dei cani particolarissimi, tutti i cani sono adatti a fare questa attività. Di razza e non? Di razza e non, assolutamente. Al nostro interno abbiamo sia cani di razza che cani che non sono propriamente di razza, anzi mi sento di dire che in qualche caso addirittura i cani non di razza danno dei risultati migliori di quelli di razza, perché si pensa sempre il contrario, ma in realtà a volte non è così. Fabio, come, da dove si parte? Da un cucciolo o si può partire anche da animali un pochino più già grandi? Si può partire da animali anche già grandi, infatti non per niente noi mettiamo a disposizione un test introduttivo per aspiranti unità cinofile da soccorso. In questo test verifichiamo se il cane ha le doti necessarie. Certo, più è giovane il cane, più è facile guidarlo, più abbiamo tempo per guidarlo, per entrare in argomento. Che tipo di addestramento deve fare il cane? Come si fa a far sì che un cane diventi un cane da ricerca? Bene, bene, bene. Ripeto, sempre un bel inquadramento a casa, chiaramente come un atleta gli va data una vita un attimino degna e canalizzata verso il suo lavoro. Ma innanzitutto si va... Non poltrone, non divani, non tutto quel mondo. Un po', insomma, nei giusti tempi, quando è meritato, ecco, non gratis come si suol dire, ecco, però si fa leva sull'istinto predatorio del cane, quindi sulla volontà del cane di ricercare la sua preda, e noi appunto non utilizziamo questo tipo di istinto. Istituendo una preda apposita, cioè facciamo in modo che un gioco diventi un principio di lavoro. Il cane ricerca questo suo gioco, inizialmente lo cerca a terra, poi lo trova da più parti, appunto grazie a questo suo istinto predatorio arriva a cercare la preda che è in mano a una persona a chilometri X o metri o... In questo che mi stai dicendo, differenze di razza possono essere, che ne so, un cane da caccia rispetto a un cane da difesa o un cane pastore, possono avere più o meno difficoltà nell'imparare? Perché penso imparare possono imparare tutti. Hanno più o meno difficoltà, e questo spetta a noi utilizzare appunto le loro caratteristiche. In base alle loro caratteristiche hanno più o meno difficoltà, ovvero utilizzano, predano, cacciano,
tra virgolette, perché non si parla di caccia di animali, appunto si parla di una caccia di una preda che va sotto il nome di feticcio, in maniera differente, quindi con caratteristiche, con dinamiche differenti. Vogliamo prendere in esame un pastore tedesco che caccia con istinto di più aggressivo, più combattivo, più ludico anche, mentre un cane da caccia ha un istinto più tradizionale, o comunque nel senso esteso del termine, cioè chiaro del termine. Quindi il proprietario deve saperlo e utilizzare questo tipo di premiare il cane in maniera diversa, far muovere la preda in maniera diversa, quindi il comportamento della preda, esatto, cambia. Quindi la preda la gestiscono le persone, e in quel caso è importante il ruolo che appunto avrà il figurante. È un è, diciamo, il fulcro del nostro lavoro, il comportamento, è lui che poi gestisce la preda. Sai perché ti ho fatto questa domanda? Perché a volte si pensa che portare un cane a fare determinate cose voglia dire snaturalizzare il cane, e invece ce l'ha appena detto, è il conduttore che si adeguerà alle caratteristiche del cane, ma il cane fa il suo lavoro da caccia, da difesa, da pastore. Bello questo. Lo si valorizza, bello, gli bello. Si dà anche un significato. Senti, ma no, anche qui non so se te lo posso chiedere, non so nemmeno se si può vedere. Si può vedere una fase di allenamento, di addestramento del Credo che del saremo cane. Ben lieti di farlo. Sì, bello. Fabio, raccontaci cosa sta per succedere. I cani sono tutti qui con i loro conduttori, sono tutti intorno a noi, e adesso cosa farai? Allora, questo è un momento che potremmo chiamare di socializzazione, quindi in questo momento i cani stanno imparando a convivere in uno status piuttosto formale, chiaramente, non sono allo stato brado, ma sono accanto al loro conduttore, certo. E stanno imparando a stare lì con lui in attesa di qualcosa che gli verrà presentato. Ok, qua hai un sacco. Esatto, noi parlavamo di preda prima. Parlavamo di preda, e questa è la famosa preda, nonché feticcio. Questo rappresenta, con un giusto movimento, dandogli una giusta valenza, rappresenta qualcosa che il cane può cercare. Quindi adesso misuriamo un attimino, in tempi brevi, quali cani hanno un istinto predatorio spiccato. Ok, a volte per altri cani, comunque un concetto di preda rimane, si utilizza il cibo, che comunque il cane cerca, certo, anche certo. A scopo alimentare. Quindi lì vediamo gli istinti. Adesso, io muovendo questo, vedrò quali cani hanno una reazione. Chiederò ai ragazzi di mettere le pettorine, perché la pettorina è un condizionamento che serve per far capire al cane che sta lavorando, è in modalità lavoro, non è più in modalità socializzazione. Okay. E da lì poi partiremo per stimolarli e portarli ad abbaiare sul figurante. Ok, Fabio ci darà una mano. Ah, ma sì, okay. Indubbiamente. No, porca miseria, okay. certo. Quindi io farò la prima stimolazione, poi passerò a te la preda, sì. Cercherai di imitare un attimino il movimento, poi a un certo punto la nasconderai in questo modo. Vabbè, la nasconderai nel senso, la porterai a affinarsi alla tua figura, e il cane abbaierà a questo e per riflesso anche a te. Pian piano questo andrà a sparire e rimane la persona. Ok? Non è un trucco, che ragiona il cane. All'incirca, diciamo che all'incirca ho capito. Sicuramente loro, i cani, capiscono molto prima di quanto capisce il sottoscritto, però va bene, ma no, siete, non usare mai questo aggettivo a me, è facilissimo. Cioè, vedremo quello che riesco a fare. Qua utilizziamo, e adesso questo lo faccio indossare a te perché non si sa mai, sì. Un piccolo indumento protettivo. Che serve, è un antigraffio, non un antimorso, quindi non morde. A volte il cane può saltare e venire addosso, e uno non fa niente, 10 ci rigano. Guarda, non. Quindi questo lo indossiamo. Non mi preoccupo assolutamente di niente. Ok. Questo serve nel caso in cui il cane ti sale addosso, perlomeno. Io faccio la prima stimolazione. Si sembra un pochino Pio Bove, il macellaio interpretato da Giorgio Panariello. Ti metto questo in tasca, Francesco. Okay. Everybody having a ball. Until the fellas start the name calling. E-B-I-O. And the girls respond to the call. I have a poor one shout out. Who let the dogs out? A questo punto troviamo una 1, ti puoi già nascondere, ti metterò adesso a sfilare queste tendine, ti nasconderai dietro una di queste tende, sì. E vedrai il cane che viene a segnalarti. Dai, bello. Proviamo? Sì. Tiriamo un attimo, ragazzi, i cani qua.
Justin Mongrel. Gonna tell myself I'm man, no get angry. Hey, yeah. Two Eddie girls calling them canine. Hey, B-I-O. But they tell me, hey man, start up the party. B-I-O. You put a woman in front and a man behind. I heard a woman shout out, who let the dogs out? 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 Say, a doggy is nothing if he don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Oh, doggy, hold it. A doggy is nothing if he don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Oh, doggy, hold it. Dagli il gioco, Fabio. Daglielo. Bravo, okay. Ripeto, sono bravo. Ok, andiamo.